dei progetti meritevoli di finanziamento, cioè il meccanismo che premia chi riesce a convincere i cittadini attraverso la piattaforma e quindi ottenere il 50% del finanziamento, aiuta noi amministratori a orientare, diciamo, l'indirizzamento delle risorse, cioè siccome attraverso appunto il giudizio del pubblico, che è un giudizio sull'utilità sociale fondamentalmente, sulla desiderabilità di alcuni progetti, noi abbiamo un'indicazione, quindi l'idea di attribuire metà del finanziamento proprio a quei progetti che hanno convinto i cittadini ci aiuta, diciamo, ci guida nella scelta. No, non è comune perché, come potete immaginare, come forse è naturale che sia, tutti gli enti pubblici, anche gli enti locali, conservano una discrezionalità nella scelta, è giusto che sia così, dei progetti da accompagnare. Noi abbiamo voluto temperare questa discrezionalità facendoci aiutare dal giudizio dei cittadini. Tra brevissimo ascolterete, grazie alle parole di Lucia Scopelliti, che è la nostra funzionaria che ha seguito tutto il progetto, quali sono le proposte che già hanno superato, diciamo, la valutazione fatta dalla commissione costruita dal comune. Sentirete dalla rappresentante di Eppela, che è la piattaforma che noi utilizzeremo per tutto il percorso, diciamo, come è nata questa collaborazione tra pubblico e privato, e vedrete che i progetti selezionati non solo sono, diciamo, molto belli, ma hanno tutti quanti colto qual era l'obiettivo che ci eravamo dato, cioè, diciamo, capacità di costruire progettualità innovative in ambito sociale, culturale, di cura, con un impatto anche territoriale, quindi una forte attenzione, diciamo, alle dinamiche del territorio. Io ovviamente auguro a tutti questi progetti un grande in bocca al lupo, diciamo, che l'obiettivo della raccolta del 50% sia realizzato per tutti quanti, e nelle prossime settimane vi daremo conto dell'esito, diciamo, del percorso. Grazie, credo.